spiego, questo libro ha in copertina una nobis stile. Tanti mi hanno chiesto come ti sei data al Giappone. Io il Giappone non lo conosco, lo conosco poco, veramente non ci sono mai stata. Però vi racconto com'è nato questo libro. E ho cominciato, ecco, Letizia, ciao. Ho cominciato a scrivere questi haiku per gioco. Dico una cosa, lei è molto modesta, ma in realtà per scrivere degli haiku ben fatti serve una capacità di osservare quello che sta attorno, che non è un comune, e poi serve l'orecchio, perché lei ha ammesso, adesso vorrei che lo ridicesse, che dopo tanto esercizio adesso riesce a, anche senza contare, no, io per esempio conto, che non sono solita creare degli haiku, magari con, e lei invece ha acquisito una... La musicalità, il ritmo, per cui gli viene naturale. Proprio le viene naturale. Poi le conto, magari scopro che c'è una sillaba in più, però c'è l'effetto della sinalepe, oppure per la vocale sdrucciola, che okay, va bene lo stesso, però al suono va... Quindi non è una cosa semplice scrivere haiku, e serve una competenza particolare che si acquisisce con la pratica, sì, con il tempo. Diventa naturalmente ci deve essere la sensibilità di chi guarda, di chi si guarda intorno, e anche la capacità di scegliere le parole giuste nel contesto giusto. Certo. Vi volevo far vedere delle immagini, perché sì, lei ha fatto delle fotografie, sì, e ci sono delle foto bellissime. Ecco, questa non so se questa qualcuno è meravigliosa, di voi l'ha visto. Non so se l'avete già vista. La pagina, digli la pagina. Che la pagina 90. È 91. Sera. Ciao. La pagina 91 è, in pratica c'è un segnale stradale dove però hanno disegnato gli occhi. Hanno disegnato due occhi, quindi c'è una specie di... invito, no? Sì, un invito, una personificazione di un oggetto che... anche le altre fotografie sono veramente interessanti, perché sono c'è sempre un oggetto, una cosa piccola che però nel contesto assume una grande importanza, perché dice qualcosa di altro.